che avvengono non possono non avere un qualche senso politico, una testa politica che manovra nell'ombra, mentre la luce niente, succede per caso. La televisione è micidiale ai cittadini, ma incita l'odio, esaspera le tensioni, civiltà di spettatori! Allora, questo Mister X che tu porti in scena, che allude molto fortemente alla figura di Craxi, però è anche una grande figura tragica, insomma è un uomo che vive l'ultimo periodo della sua vita in una lotta contro la sua storia e contro il destino. Sì, sì, è una figura shakespeariana, becchettiana. Trevisan, che l'autore, ha scritto un testo meraviglioso. E... sì, si parla di quest'uomo, alle soglie della morte, insomma, sente che sta andando via e fa una riflessione come un testamento sulla sua vita, su quello che è accaduto, ma è una riabilitazione umana, non politica naturalmente. Certo, però si mette a nudo, non si risparmia, attacca tutti e tutto, non ha più niente da perdere, per cui è un personaggio tragico, come dicevi, però affascinante, cioè personaggi... Di tale carisma, di tale forza, oggi non ne vedo tanti, insomma. E mai nella vita pensavo di fare interpretare la figura di Craxi, insomma. Quando Trevisan mi ha mandato questo testo, speravo che fosse una cosa brutta, perché avevo già altri impegni, dico, ma adesso devo dirgli, cosa gli dico? Quando l'ho letto sono rimasto incantato. Ho capito che era assolutamente necessario farlo. Perché la gente fa i soliti Pirandello, i soliti Chekhov, i soliti Shakespeare, sì, va bene, sono i soliti. Invece bisogna cercare delle strade nuove, cercare degli autori contemporanei che parlano dell'oggi, che parlano... la gente magari ci può riconoscere, può rivedersi, può riflettere, cioè, si riflette pure con Shakespeare naturalmente, certo. Però era un'operazione che è partita con paura, anche André Chammat, che era molto coinvolto, perché era molto amica di Craxi. In questo momento, 3 mesi prima di cominciare le prove, ho detto no, non voglio fare più. Ma dico, ma Andrea, ma cosa perdiamo? Al massimo ci attaccheranno, ci criticheranno, al massimo ci diranno merda. Ma bisogna rischiare nella vita, se non rischi è finita, se no diventa stare in un ufficio, sembra di stare una routine, che palle, invece bisogna rischiare. E io ho sempre rischiato, ho sempre cercato di mettermi in gioco. E abbiamo vinto la battaglia, perché poi tutti hanno parlato in maniera straordinaria, destra, sinistra, e per cui mi piace stare qui alla Pergola, questo camerino, questo teatro fantastico, è uno dei teatri più belli, non dico neanche in Italia, ma anche in Europa forse. E tra l'altro l'idea qualche anno fa si pensava che dovesse finire tutta questa storia, Leti, il Duse, la Pergola, invece l'idea che sia stato salvato. Salvato è come salvare un pezzo di noi, cioè togliere un teatro così vuol dire un po' morire, hai capito? Invece meno male che siamo qua e possiamo continuare a giocarci, ecco, questo, e giocare col pubblico, perché il pubblico è un tramite con cui giochi e ti fai mangiare, lo mangi, questo è. Grazie. Avere i capelli mi sembra innaturale, questo improvviso senso del ridicolo. Lo sa c'è chi che tra i 1000 c'erano 34 vicentini, 34 cittini, 11 di Vicenza città. E uno solo di Bassano. E uno solo di Bassano. Meglio i baffi dei capelli. I baffi sì. I capelli no. Arturo Ramirez ha detto all'ambasciata d'Uruguay. Venuto anche a Raffari. No, non ho ricordi. Forse non era in servizio. Naturalmente.